come si può vedere la situazione non è delle più favorevoli per sostare vicino alle aria ricca di solfo poco respirabile. Potete pensare quando il tempo, il cielo ce lo consente, la nebbia forse stato niente male. Questa è la zona del bivacco, componente della transizione. Temo nell'assù c'è il nord-est, alle mie spalle il centrale. Non ci metteremo a scendere. È stata una gran camminata, ora ci troviamo. Sono le. Andiamo subito a saperlo, che sono le ore 16. Sono le ore 16. Si può dire che l'abbiamo fatta tutta in abbondante, con soste. In 8 ore siamo giunti alla meta. Allora, si intravede il passaggio per andare dall'altro lato, verso la Valle del Po. Perché non si vedrà niente oggi? È già tanto quello che stiamo vedendo. Ora riponiamo tutti le attrezzature, scendiamo. Sempre un panorama suggestivo, ovviamente verso luoghi mai idilliaci. Ecco, ora l'obiettivo ci riprende a me e a Giovanni, speriamo. Sì, senza. Senza riprese nostre, motore automatico. E con le nostre spalle la Steadicam con le nostre spalle famoso nord-est costellato da una miriade di bombette. Va bene, e chiudiamo così, ci sentiamo più a parte.